Grazie, ringrazio la rivista, ringrazio l'editore per questa utile occasione di incontro. Io rappresento la Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, che è una società detenuta al 100% dal Ministero dell'Economia, il cui compito sostanziale è quello di gestire quelle forme di interventi assicurativi in senso lato, che per le loro dimensioni o caratteristiche presuppongono proprio quella partnership tra pubblico e privato di cui si è parlato anche stamattina. Il più famoso dei fondi che noi gestiamo è il Fondo per le Vittime della Strada, che è il naturale complemento dell'assicurazione obbligatoria per l'RC Auto, cioè laddove l'assicurazione obbligatoria. L'assicuratore deve essere libero di concentrarsi sui contratti e quindi qualcuno, in questo caso con lo Stato, ma con un sistema che poi grava anche in parte sui contribuenti, si fa carico degli incidenti, per esempio, provocati dai non assicurati o dai pirati della strada. Il mio quindi è un osservatorio particolare, un osservatorio di chi è un protagonista di questo settore, ma sicuramente non è una compagnia del mercato. Stamattina è venuto un quadro esauriente, credo, di tutti gli spunti, di tutto quello che può fare il mercato assicurativo per il rilancio dell'economia reale. Mi piacerebbe capire oggi poi quali sono però le strade e quali sono le ricette, perché parafrasando una massima famosa mi verrebbe da dire grande la confusione sotto i cieli e la situazione è quindi eccellente. Perché siamo nell'ambito del mercato assicurativo europeo che è il più grande mercato assicurativo del mondo. Siamo un paese, è stato detto senza mezzi termini, che è un paese sottoassicurato e in particolare siamo sottoassicurati nel settore dei rischi, dove al netto dell'auto il fatturato del settore staziona attorno all'1% del PIL. Quindi siamo un paese che può ancora crescere in un mercato assicurativo europeo che sicuramente è un mercato assicurativo stimolante dal punto di vista concorrenziale. Mi permetterei di aggiungere un altro dato. Siamo un paese in cui se il rapporto debito pubblico-PIL ha dei dati che sono da sempre preoccupanti e sono destinati nell'immediato a salire ancora di più. Qui non si capisce bene se poi il rapporto peggiora perché aumenta l'indebitamento o diminuisce il PIL, però comunque è sicuro che il rapporto peggiora. Siamo anche però il settore, il paese al mondo che ha i più grandi numeri in termini di risparmio dei privati. Se noi andiamo a sommare l'indebitamento pubblico all'indebitamento privato, vediamo che l'Italia sta al 150%, molto meglio di tutti gli altri grandi paesi europei e molto meglio del mercato assicurativo statunitense. Verrebbe da dire quindi che i soldi, le famiglie, le imprese da destinare al mercato assicurativo ce li hanno. Allora, che cos'è probabilmente che va fatto? Ripeto, non spetta a me dirlo perché sono un imprenditore, ma sicuramente una maggiore concentrazione non sulla finanza, e abbiamo visto che il settore assicurativo si è comportato bene, ma sicuramente sull'attività industriale vera e propria forse va fatta. Oggi qui ci sono i rappresentanti anche delle reti distributive, oltre che delle compagnie. Sono sicuro che per quanto riguarda i concetti di prodotto, di prezzo, di canali distributivi, sicuramente sentiremo delle proposte interessanti. Il Presidente Giannini prima l'ha accennato. Sicuramente ci sono ancora delle idee che vanno messe a fuoco. La banca assicurazione è qualcosa che è un modello da esaltare o un modello da superare? Probabilmente la verità sta nel mezzo. La banca assicurazione va utilizzata in maniera più complementare all'attività industriale vera e propria delle imprese assicurative. Non sta a me fare i complimenti all'ISVAP, però vorrei sottolineare una cosa, che tutti i provvedimenti che ha adottato l'ISVAP, i principali dei quali sono stati richiamati dal Presidente Giannini, sono stati oltretutto adottati in largo anticipo sui tempi. Non sono stati come molti provvedimenti del bancario adottati ad inizio della crisi o addirittura adottati quando i buoi erano già scappati. Ricordo il provvedimento sulle index che risale addirittura a molti anni fa. Questo che cosa significa questo anticipo sui tempi?
significa che a questo punto il comportamento prudente del mercato assicurativo italiano non è un comportamento imposto dall'emergenza, ma un comportamento che si è ben metabolizzato nei suoi operatori. Volevo porre l'accenno, visto che i tempi sono stretti, su due cose. Si è parlato oggi di catastrofale. Beh, questo è, non se ne può non parlare in questi giorni, però questo è un paese proprio strano. C'è una proposta di legge che ancora non è stata presentata in Parlamento, è già stata praticamente abbandonata. C'è una legge vigente, pochi lo ricordano, che è il famigerato comma 202 della finanziaria del 2005, che è tuttora vigente ma non è ancora operativa. Tutte queste due proposte di legge hanno dei punti in comune e godono tutte poi, quando arrivano in Parlamento, oltretutto di maggioranze trasversali, segno che tutti i rami del Parlamento percepiscono l'importanza del problema. Sono tutte e due basate sulla partnership pubblico-privata, sono tutte e due basate su un utilizzo sempre più ampio del concetto di riassicurazione, addirittura con lo Stato come riassicuratore di ultima istanza. Nessuna delle due parla di incentivi fiscali. Ora è chiaro che obbligatorio, semi-obbligatorio, non obbligatorio, se non si parla di incentivi fiscali, come dimostra l'esperienza degli altri paesi, un sistema del genere non potrà mai decollare. Detto questo, un ultimo accenno su quello che secondo me è un tema importante, ed è un tema importante soprattutto quando si parla di impresa e anche di piccole e medie imprese. Il problema è quello della legalità, il problema è del contesto in cui ci si muove. È chiaro che un contesto maggiormente ispirato alla legalità può meglio e più rapidamente favorire, specie in certe zone del paese, uno sviluppo di tutte le attività economiche, tra cui quindi anche quella assicurativa. Ora, per quanto riguarda la legalità, mi soffermo solo su due aspetti. Uno forse poco conosciuto, ma che ha numeri importanti, come vedremo, cioè il problema del racket, dell'usura e della mafia. Anche qui è un problema in cui, con una partnership pubblica-privata che si concreta nell'istituzione di alcuni fondi che sono quelli gestiti da Consap, lo Stato eroga da ormai direi oltre un decennio diverse centinaia di milioni di euro ogni anno per far sì che gli imprenditori, chi è stato danneggiato dagli usurai o chi è stato taglieggiato dal racket, possano riprendere le loro attività economiche e possano essere reinseriti più rapidamente nel contesto di quella che è l'economia legale. Anche qui partnership pubblico-privata, perché questi fondi sono alimentati dallo Stato, ma sono anche alimentati da un contributo sui premi RC e sono, come dicevo prima, numeri importanti, perché solo il fondo antiracket ha un patrimonio di oltre 200 milioni di euro. Sempre a proposito di legalità, e qui chiudo, voglio dire, sicuramente nel comparto assicurativo, come dicevo prima, ci si deve concentrare sulla gestione industriale. Concentrarsi sulla gestione industriale significa aumentare l'efficienza gestionale e in qualche modo a questo ha contribuito anche l'Istituto del Risarcimento Diretto della Stanza di Compensazione, anch'essa gestita da Consap, perché quando si parla di riduzione del numero dei giorni necessari per liquidare un sinistro, sicuramente si parla di un effetto, di un intervento positivo sui costi. Ma il Presidente Giannini ne ha fatto un cenno rapidissimo, il problema è centrale e secondo me finora è stato mal affrontato, cioè il problema delle frodi. Il problema delle frodi, soprattutto nell'RC Auto, che sono sicuramente il problema determinante alla base di un certo livello delle tariffe, che sicuramente hanno portato il problema dell'obbligo a contrarre, non si sarebbe posto se in certe zone del paese, proprio quelle danneggiate dalle frodi, non si fossero attuate certe tariffe. Io qui ragiono in base alla mia precedente esperienza del settore bancario. Non avere un archivio efficiente nel campo delle frodi significherebbe per le banche lavorare senza centrale di rischi.
In Banca d'Italia, nelle banche, non è concepibile concedere un credito se non si è superato positivamente l'esame della centrale dei rischi. A mio avviso non è concepibile l'assunzione di una polizza se prima non si è esplorato l'archivio dei sinistri. Ma l'archivio dei sinistri, che tra l'altro recentemente è stato anche snellito e voglio dire reso più agevole, deve essere alimentato dalle imprese. Sono solo le imprese che in prima persona possono contribuire a realizzare quella base informativa necessaria per prevenire il sistema delle frodi. Si può fare di più, si possono fare anche tante cose, ma senza una corretta alimentazione dell'archivio informatico tutte le altre attività rischiano di essere estemporanee. Grazie per l'attenzione.